Dopo mesi preparazione, il Watch 5, la nuovissima ONG tedesca, ha lasciato il porto di Flensburg in Germania nella direzione burriana. Dopo un primo rifornimento di carburante nei Paesi Bassi, a Rotterdam, la nave si sta preparando a raggiungere Liberino City Real Operational, base delle principali missioni di molte ONG, dove il Mare Watch 5 e il suo equipaggio partiranno per la primavera missione nel Mar Mediterraneo. La nave, precedentemente chiamata Ocean Dawn, ma rinominata e inaugurata nel novembre 2022, seguito alcuni miglioramenti, è stata costruita nel 2010. Può raggiungere una velocità massima 13 nodi e ospitare fino a 500 persone in un'area coperta da 230 squari non molto. La nave potrebbe iniziare a navigare in acque italiane, cercando di intercettare le barche immigrati clandestini sulla strada per Lampedusa. La prima missione sarebbe già stata programmata per la fine di quest'anno. Le parole della ONG: grazie ai tempi di manutenzione più brevi, dichiara la ONG soddisfatta. Possiamo andare in missione di salvataggio ancora più spesso. Inoltre, a lungo termine avremo costi fissi più bassi. Una forte alleanza con il Mare Watch 4. Come la prima nave dell'alleanza, abbiamo dato un segno di solidarietà con una nuova nave di salvataggio. Il Mare Watch 5, scrive la ONG sul suo sito, scriveremo un nuovo capitolo di solidarietà con migranti e rifugiati. Ma non sarà solo un Whale Watch. Lo faremo, la società civile, per mandare questa nave al confine più fatale del mondo. Sul sito, l'organizzazione non governativa focalizza il dito contro gli stati dell'Unione, accusata di immobilità contro l'esodo migratorio che ha investito i paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, Italia e Grecia per anni.